In questa puntata di In Città le nostre telecamere erano al Teatro Il Primo, dove Lino Dangiò da grande vuole fare il sindaco. Uno spaccato divertente sui vizi e i difetti della nostra società. Al Teatro Trianon, Franco Del Prete in un concerto evento con tanti ospiti per i 50 anni di carriera del batterista degli Showmen e Napoli Centrale. Per eccellenza in città siamo all'Atitec di Capodichino, la società di manutenzione aeronautica rilevata dalla Meridie di Gianni Lettieri. Il presidente era ai nostri microfoni, una vera eccellenza in città. Allora io comunque vi volevo dire che tutto qua ci sono parcheggiatori, modestamente sono un parcheggiatore importante, senza offesi per i presenti. Dice un parcheggiatore, solamente chi vanno poco manicomi ultimamente con le macchine moderne. Perché non ci stanno più le macchine di una volta ci stanno le macchine con i nomi facili, si va che l'immagine a Panda, a 127, a 128. O fanno queste immagini con questi nomi tutte strane. L'altro mi ha detto, lui vicino a me mi ha detto, Ceppino, io sì sono Ceppino, mi potete guardare la macchina? Certo, che macchina ci avete? C'è pita anche la tosse. Mi dai capruchite, ma che lei? Si immagina questi nomi moderni. Se avete andate, c'è pita, mi guardate la macchina, va bene, che macchina ci avete? E c'è pita anche una bella idea. Gli dai una bella pozzata, ve la dai? Lino, stasera l'intervista a chi la facciamo? Al sindaco? A Mazzarri? Al presidente De Laurentiis? A chi la facciamo stasera? Posso azzardare Esther? Facciamo un'intervista a Esther, una novità assoluta. No, sarebbe noiosa, invece parliamo di te. Non ti buttare giù, dai. Parliamo di me. Parliamo del tuo spettacolo. Da grande voglio fare il sindaco. Porca miseria. Ma è giusto. Ho cominciato facendo Bassolino anni fa, poi ho fatto la Iervolino, ora De Magistris, faccio il sindaco, anche l'imitazione del sindaco di Salerno, cioè penso che sia anche giusto che poi a un certo punto, dopo aver fatto tanti anni il sindaco per finta, potesse fare pure un sindaco veramente. Allora mi candido, visto che comunque i comici pare che si candidino adesso. Sì. Visto Berlusconi si è candidato. No, scherza. Beh, ma la tua è una passione quindi per questi sindaci, poveretti. Ma guarda, ma sarà la passione per la città di Napoli, sarà perché mi sono fortemente napoletano per le tradizioni e che quindi è chiaro che poi chi fa satira normalmente la deve fare sempre al potere, no? È chiaro che in città il sindaco rappresenta il potere massimo. Certamente. Quello che chiaramente viene spontaneo da chiedere è il personaggio, come viene costruito, cioè tu da cosa parti, qual è l'idea che ti fa partire? Ad esempio De Magistris, perché hai deciso di prenderlo come nuovo personaggio? Perché era sindaco, cioè se fosse stata un'altra cosa non l'avrei fa, cioè, quindi già da questo, nel momento in cui lui ha deciso di fare il sindaco, è chiaro che io ho dovuto per forza imitarlo. Poi, obbligatorio. Sì, poi ci stanno diciamo le fortune, le volte che capitano dei sindaci più semplici, no? Metti Bastolino, cioè aveva Iervolino, cioè veramente ho passato degli anni quando c'era la Iervolino, camminavo per strada e tutti facevano la Iervolino, cioè a Napoli tutti sapevano fare la Iervolino. Anche io. Visto? Dai, allora, infatti glielo disse al sindaco, cioè non vedo l'ora che te ne vai, perché basta che tutti quanti sanno fare la tua imitazione e io solamente pure io, insieme a tutti. No. Invece De Magistris è un po' più complicato. Insomma, ho visto che immediatamente hai iniziato a imitarlo. No, ma sai, però non è soltanto un fatto di voce, io penso che deve essere anche delle caratteristiche con delle situazioni che ti possano divertire in maniera da fare la satira, perché altrimenti se fa l'imitazione basta. Esatto. Non lo faccio più, quando ero bambino facevo questa cosa. Beh, ci deve essere sempre comunque qualcosa alle spalle che ti porta a scegliere il personaggio. Sì, ci deve stare sicuramente qualcosa che ti accende quella lampadina. È chiaro che sul sindaco il lungomare liberato ha fatto molto. Grazie quindi. Beh, e invece gli altri personaggi, che comunque sei ancora molto legato a tutti gli altri personaggi passati e anche quelli attuali, quindi sì. Prima abbiamo nominato Mazzarri e De Laurentiis. In realtà lo spettacolo nasce da questo scherzo di dire mi candido, no? Uh-huh. E per diventare sindaco di Napoli devi secondo me conoscere bene i cittadini.
E conoscere i cittadini significa conoscere tutte le loro passioni, tutte le loro... E allora passo in rassegna proprio per dimostrare che conosco, che ne so, dalla fede cristiana, e quindi c'è il cardinale Sepe che fa, la fede calcistica, e quindi Mazzarri, De Laurentiis, oppure si parla della superstizione, e quindi ci sarà un mago, tutto, diciamo, la musica, le canzoni, e quindi ci sarà Nino D'Angelo, tutte le passioni dei napoletani, io cerco di dimostrare che le conosco bene affinché loro mi possano poi dare il voto. Senti, ma allora alla fine poi ti candidi? Ma alla fine, diciamo, io propongo questa mia candidatura, poi appena loro decidono di smettere, io sono pronto. Io ti voto, eh? Lo so, ma io già su uno, capito? Ma perché vale il voto anche all'estero? Cioè. Adesso sì, stanno i voti all'estero. Voto vita, esagerati, quei viti fatti, vedi così? Enrico Ruggeri, voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Gianni Morandi, la cantante di Rossi. Voglio una vita che non è mai tardi, di quella che non dormi mai. Asnello, Julio Iglesias. Voglio una vita che pure non si sa. Il Gargarista, guarda il Gargarista. Claudio Baglioni. E poi ci troveremo. Beppe Grillo, a bere del whisky a Roxy Bar, ragazzi, una cosa pazzesca. Ornella Vanoni, non fosse un cinema manager, Renato Zero, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso. Sialentano, ognuno in fondo pezzo, dentro i fatti suoi, qui fuori. Riccardo Cocciante. Sagittario.